Ragazzi, prima di iniziare, scaricate OneFootball. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. È un modo diverso di iniziare il video, lo so, però per tutti gli aggiornamenti post Benevento Juventus per prepararci a una partita di Champions che sulla carta non è nemmeno utilissima, OneFootball è gratis. Se mi piace questo video, mettetevi comodi, iniziamo. Ve lo dico subito, queste pagelle saranno diverse dalle altre. Via. Buongiorno, buongiorno. Cerchiamo di guardare le cose positive. È domenica, sono le 11:40, sono sveglio da circa mezz'ora, ho bevuto un buon caffè e quindi ci possiamo riposare. Queste sono le cose positive. Inizio questo video scusandomi perché a memoria forse è la prima volta che non guardo i commenti nel video a caldo che ho fatto ieri, quindi lo dico proprio tranquillamente, serenamente, limpidamente, non vi ho cagati. Non vi ho cagati, ci sono quasi 600 commenti a quel video che ha 30.000 visualizzazioni praticamente. Non l'ho fatto perché non ne avevo voglia. Non ne avevo voglia perché non ne avrei neanche voglia di fare questo di video. Però so che le pagelle ormai sono diventate un'abitudine e fanno bene sia a me che a voi. Volete vederle? Voglio ragionarci sopra, voglio cercare di tirar fuori un po' tutte le cose che ho dentro. Era un pezzo. Era davvero tanto che non ero così deluso da una partita della Juve, ma per essere delusi bisogna avere molta fiducia. Sono così deluso perché ho così tanta fiducia in questa Juve. Non tanto fiducia per fare il triplete, non tanta fiducia per vincere la Champions, forse nemmeno fiducia per vincere il campionato, perché è un pezzo che vi dico che quest'anno sarà molto difficile riuscire a portare a casa dei titoli, nonostante Cristiano Ronaldo in rosa. E quando non c'è Cristiano Ronaldo come ieri, vediamo tanti limiti di questa Juve. Ma fiducia per un ciclo nuovo che deve ripartire, che deve ricominciare da capo. Io voglio iniziare nella maniera più serena possibile queste pagelle, iniziando da Pirlo, tra l'altro, perché bisogna parlare di Pirlo, è giusto iniziare a parlare da Pirlo. E dico subito che Pirlo ieri secondo me ha preso 5 in pagella. Ha preso 5 in pagella perché la formazione iniziale, sono sincero, non l'ho capita. Non ho capito Ramsey come esterno. Non è stato un grandissimo Ramsey. Pensavo che ci fosse qualche scalata tra difesa 4 solite. Invece era un 4-4-2 puro in cui Ramsey ha fatto molta fatica a fare l'esterno. Forse si poteva provare Kulusevski dal primo minuto, non lo so. Bernardeschi dal primo minuto, non lo so. Ramsey esterno, diciamoci la verità, non mi fa impazzire. E forse anche la gestione dei cambi non mi è piaciuta tantissimo, perché Chiesa era uno dei più positivi e tirarlo giù invece che Dybala, che invece era stato uno dei più negativi probabilmente, non mi ha fatto impazzire tremendamente. Anche il cambio di Arturo a un certo punto non l'ho capito, anche se si poteva inserire comunque Bentancur, si poteva passare magari un 4-3-3, cercare di essere ancora più offensivi visto che il 4-4-2 non aveva funzionato. Quindi Pirlo sicuramente ieri non ha fatto una grandissima formazione, non ha gestito bene la partita. Però io voglio iniziare anche dicendo un'altra cosa. Preparatevi perché da questo momento in poi inizia qualche minuto di urla, parolacce e sfoghi. È da 4 anni, 5 anni ormai, che sento Allegri out, Sarri out, Pirlo out. Ve lo dico sinceramente, mi sono rotto i coglioni. Voglio essere schietto e sincero. È sempre colpa di quello che è in panchina. Sempre, sempre, sempre colpa di quello che è in panchina. Sempre, perennemente. Perennemente, sempre. E cambiamo questo, buttiamo fuori questo, buttiamo questo. O anche sempre Dybala in, Dybala out, Dybala in, Dybala out. Io provo anche a giocarci su questa cosa. Ci ho fatto anche il video sul Dybala Out per spiegarvi le mie motivazioni per cui non venderei Dybala, ma in questo momento non lo voglio titolare. Ieri era necessario avere Dybala titolare poiché non c'era Ronaldo. Dybala ancora ieri ci ha dimostrato che è ben lontano da essere titolare di questa Juve. Ragazzi miei, basta. Gli in e gli out li facciamo poi a fine anno. Non li possiamo fare in corso d'opera. Ascoltatemi, veramente, voglio che passi questo concetto. In e out è una stronzata da social ed è per questo che vi prometto che da questo momento in poi lascerò stare, non voglio più dare adito a questa cosa degli in e degli out. Basta, mi sono rotto i coglioni, ci ho giocato un po' sopra, non ci voglio più tornare.
Io sono dalla parte di Pirlo, io sono dalla parte di Dybala, io sono dalla parte della Juventus. Ma quando c'è bisogno di criticare alcune cose le critico, perché non mi va bene sempre tutto. E deve essere così, il mondo reale è fatto così. Le persone fanno le cose bene, le persone fanno le cose male. C'è chi fa le cose giuste, c'è chi fa le cose sbagliate. Una stessa persona non ha sempre ragione, non ha sempre torto. Quelli che mi hanno sempre detto Allegri è un coglione a prescindere, Sarri è un coglione a prescindere, Pirlo è un coglione a prescindere, per me sono persone che non sanno come funziona il mondo, come funziona la vita reale. Non ne avete un'idea. Le persone fanno bene, le persone fanno male. Ieri Pirlo ha fatto male e siamo qui a dirlo. 5. Ma non è sempre colpa di quello in panchina. Mettetevelo in testa, perché mi sono veramente rotto i coglioni tutte le volte, di vedere un riassunto becero e macabro con un te ne devi andare tu. E abbiamo risolto tutti i problemi. Abbiamo cacciato Allegri? Abbiamo risolto i problemi? No. Abbiamo cacciato Sarri? Abbiamo risolto i problemi? No. Cacciamo Pirlo? Risolviamo tutti i problemi? No. E quindi smettetela. Smettetela, perché il calcio non è questo. Non è così che si analizza il calcio. Piantatela. Smettetela. Avete rotto il cazzo. Scusate se... se alzo la voce, ma veramente la delusione di ieri, amplificata da questa cosa del voler sempre mettere bocca dicendo che c'è un solo problema, mi manda nei matti. Continuiamo le pagelle. Szczęsny, 7. Grandissima parata su Schiattarella. E poi abbiamo preso gol. Dove Arthur è stato un po' leggero, ma ci arriveremo, perché devo chiedere scusa a un ragazzo che ieri in chat su Twitch mi aveva fatto notare una certa cosa. Una buona prestazione da parte di Szczęsny che riscatta quella contro il Ferencváros e poi prendiamo gol lo stesso. Io ho letto addirittura che è colpa di Szczęsny, secondo me quella è una palla imparabile, l'ha messa proprio dall'altra parte, uguale a Morata. Szczęsny mi è piaciuto, gli do 7 in pagella. Non mi sono piaciuti né Cuadrado né Frabotta, per niente. Cuadrado, lo torno a dire, probabilmente un po' stanco, ma chi poteva fare il terzino se no? Danilo, sì, e allora che faceva il centrale? Bonucci, no, non stava bene. Bonucci è andato lì per necessità in caso di emergenze. E se vogliamo poteva essere letta come un'emergenza, ma non ancora. Cuadrado è stanco, ragazzi, Cuadrado è stanco. La fase difensiva sta iniziando a farla a fatica. Poca lucidità anche nei passaggi, Cuadrado deve assolutamente riposare. Credo che Pirlo lo sappia, spero che gli dia un turno di riposo in Champions League. Sono convinto che lo farà, perché Cuadrado inizia a essere stanco. Tanta roba sulla fase di spinta, tanta roba sul creare le occasioni, per tutto il resto è stanco. 5 a tutti e due, anche Frabotta un po' confusionario, titubante, timoroso. Era iniziato con tutto un altro approccio, secondo me. Aveva iniziato carico, aveva iniziato con del coraggio, un paio di giocate anche azzardate. Poi probabilmente gli è scesa la fiducia, perché le ha sbagliate quelle due giocate e dopo non ha mai più osato, è sempre stato timido, sempre stato, non lo so, frenato, bloccato, e la prestazione dopo parla per sé. 5 a tutti e due. Danilo ed Elite, allora, funziona, Danilo, un plauso a Danilo che comunque si reinventa praticamente sempre in questa stagione, e Elite, ragazzi, semplicemente Elite è la nostra unica fortuna. Da quando c'è Elite capiamo che si balla meno in difesa, non dico che non si balli, ma si balla meno. Mi aspetto di vedere davvero De Ligt con un altro centrale, perché con Demiral l'aveva fatto molto bene. Spero che possa arrivare il turno di Bonucci, spero che possa arrivare il turno di Chiellini, spero che possa arrivare ancora il turno di Demiral, e De Ligt da lì non si deve mai più muovere. 6,5 a tutti e due, non credo che siano particolari colpe sul gol, sulla gestione della partita, anzi credo che sia forse i due centrali uno dei reparti che dobbiamo salvaguardare nella partita di ieri e da qui ripartire. Dico anche per una cosa, credo che nel calcio uno dei pochi blocchi che non vada mai cambiato sia proprio quello dei due centrali difensivi ed eventualmente anche del portiere, dare continuità almeno a quel triangolo. Quindi è ora di individuare l'altro titolare in difesa, ovviamente quando staranno bene un po' tutti, e continuare su quel trittico Szczęsny, De Ligt e X, Chiellini, Bonucci, Demiral. Questo dovrà deciderlo Pirlo, questo magari dovrà deciderlo anche De Ligt, perché credo davvero che lui sia il titolare inamovibile, capire con chi si trova meglio De Ligt e continuare su quella via. Non credo Chiellini, per ovvi motivi fisici, uno tra Bonucci e Demiral dovrà essere disegnato come titolare e quei tre non dovranno più schiodarsi da lì. Frabotta e Cuadrado, invece poi, cioè nel senso i terzini, che in questo caso erano Frabotta e Cuadrado, potranno alternarsi. Arthur e Rabiot sono i due titolari a centrocampo, ormai l'abbiamo capito. Ieri non benissimo, direi 5 ad Arthur e 5 e mezzo a Rabiot.
Dico anche perché Arthur in realtà non mi è dispiaciuto tanto, gli avrei dato 5,5. Non ha fatto una buona partita, intendiamoci, ma non mi è dispiaciuto particolarmente, l'avrei messo a livello di review. Faccio un mea culpa, che ieri in chat su Twitch un ragazzo mi aveva fatto notare come ci fosse un errore di Arthur sul gol subito da Letizia alla fine del primo tempo. Non gli avevo dato troppo adito, anzi in realtà gli avevo detto no, guarda, secondo me non è un errore, riguardandomelo e ragionandoci a freddo sì, penso che sia un errore, una brutta spazzata di Arthur che non dà potenza, magari era perché era sul piede debole, però sicuramente si poteva fare di meglio, anche perché spazzando via quella palla a veramente pochi istanti dalla fine vai nello spogliatoio, vai nell'intervallo con il punteggio di 1-0 per te. E quindi sì, non mi ricordo esattamente chi fosse questo ragazzo, ma sicuramente guardando il video saprai, e quindi ti chiedo scusa, avevi ragione a te, avendolo visto solo una volta non ci avevo dato particolarmente peso, quindi penso che sì, l'errore di Arthur sia evidente. E Rabiot, solita partita da parte di Rabiot, gigante in mezzo al campo, però ci manca sempre quel qualcosa, sembra quasi che in due non sia sufficiente, che serva eventualmente un terzo. Poi però bisogna cambiare tutto l'assetto tattico della Juve, di conseguenza ieri si poteva fare questo centrocampo a tre, avrebbe molto più senso fare Dybala a destra, Chiesa a sinistra, Morata in mezzo e Ramsey, Rabiot e Arthur a centrocampo, quindi 4-3-3. Si è voluto insistere con queste due linee da 4 perché comunque Pirlo c'ha in testa questa cosa qua, ma probabilmente per le caratteristiche dei giocatori che c'erano ieri in campo sarebbe stato meglio utilizzare un 4-3-3. Questa è la mia personale opinione, per come avevo visto la formazione subito l'avevo ipotizzato. Invece Ramsey è stato schierato esterno, come vi dicevo all'inizio, non una grandissima prestazione, non solo per colpa di Ramsey, mi viene a dire, ma anche proprio per il ruolo nel quale è stato schierato. Gli do 5, non mi ha praticamente portato niente se non un paio di occasioni che poi sono finite nel dimenticatoio. E Chiesa invece mi è piaciuto, gli voglio dare 6 più. Anzi, diamogli 6,5, perché comunque la palla che dà Morata è veramente tanta tanta roba. Un paio di spunti poi in velocità, un paio di giocatori saltati in velocità, quindi bravo Chiesa, una buona prestazione secondo me, sulla quale bisogna ripartire, sulla quale bisogna lavorare, uno dei più positivi probabilmente nella Juve di ieri. E poi c'è Morata, al quale do 7, non ho capito l'espulsione perché, come vi dicevo, come non ho letto i commenti, poi non ho più riguardato niente, non ho più guardato nulla, mi sono fatto un sabato sera di relax completo, non ho più voluto tornare sulla Juventus, non so cosa abbia detto Morata, nemmeno mi interessa, giudico quello che è stato in campo, ancora una volta l'unico decisivo, ancora una volta l'unico che lavora di sponda, uno dei pochi che continua a crederci sempre e comunque, l'uomo in più, senza Alvaro Morata probabilmente saremmo disperati, quindi meno male che abbia ripreso Alvaro Morata. Purtroppo ieri non tantissime occasioni da gol, non solo per colpa sua, ha peccato quella sul bello spunto di Chiesa, sull'intuizione fra botta Chiesa sull'esterno, colpo di testa che va dritto per dritto col portiere fuori, quella era l'occasione giusta per andare sul 2-1, vacca boia, c'è sfuggita. E poi Dybala, ragazzi, io non voglio insistere su Paolo Dybala, mi limito a dire 5, l'ennesima prestazione nella quale quasi invisibile ha sbagliato un gol che non sbaglierebbe mai Paolo Dybala, ha tirato su un buon spunto di Bernardeschi un velo di Kulusevski nel secondo tempo, un cricco che è stato respinto dal portiere in calcio d'angolo, questo non è Paolo Dybala. Io torno a dire che se qualcuno è contento e soddisfatto di questo Paolo Dybala, ben venga, per me questo non è Paolo Dybala semplicemente, e finché vedrò queste partite da parte di Dybala continuerò a pensare che questo non è Dybala, fine. E aggiungo una cosa, non credo che in questo momento il problema sia dal punto di vista fisico, perché comunque è già 40 giorni che si allena col gruppo, 40 giorni che gioca da titolare, da subentrante. A questo punto penso che il problema sia da ricercare all'interno della testa stessa del ragazzo, perché il gol che ha sbagliato nel primo tempo, ragazzi, non è un gol che sbagli perché dal punto di vista fisico non ci sei, perché aveva fatto tutto bene, la sponda con Morata, lo scarto, andare sul sinistro. Quel gol lo sbagli perché ti tremano le gambe, quel gol lo sbagli perché non sei in pace con te stesso, o più semplicemente per sfiga. Ma non credo che continui a essere solo sfiga. Credo che Dybala abbia qualcosa. Credo che Dybala abbia qualcosa dal punto di vista mentale che lo frena. Rinnovo o non rinnovo, cazzi suoi a casa, non ne ho idea, non voglio nemmeno azzardare. Non penso però che questo sia qualcosa dal punto di vista fisico. E mi dispiace tanto e spero che Paolo possa risolverlo, non solo per il campo, ma proprio perché è un ragazzo al quale sono affezionatissimo, al quale voglio molto bene, e mi dispiacerebbe sapere che qualcosa di grosso dentro di lui lo sta frenando sotto il punto di vista del talento, che secondo me è indiscusso. E quindi questo non è Paolo Dybala, semplicemente questo non è Paolo Dybala.
Bentancur quando è entrato ha fatto una partita onesta, gli voglio dare 6. Kulusevski 5, secco, non ha aggiunto nulla, anche lui lo vedo frenatissimo, bloccatissimo, non so se è perché sta giocando poco o solo da subentrante o perché semplicemente ha rallentato un po' il processo di crescita, non ha aggiunto niente, non ci ha garantito niente. Invece spezza una lancia a favore di Bernardeschi, che secondo me quando è entrato ha fatto molto più di Kulusevski, ha cercato di saltare molto più volte l'uomo, ha cercato di mettere dei palloni interessanti in mezzo, spunti non decisivi, ma come vi dicevo anche quel passaggio per Dybala, un Dybala che sta bene lì fa gol, è la stessa palla che gli è andato quando ha fatto gol al Barcellona in Champions League, il gol del 2-0, stessa identica palla, quindi c'è qualcosa che non va in Paolo, come vi dicevo prima, ma Bernardeschi credo che non abbia fatto delle brutte prestazioni, una brutta prestazione, da subentrante, da giocatore che entra nel marasma, nel caos generale, voglio premiarlo perché tante volte ci siamo trovati qua a dare addosso all'approccio che dava la partita a Bernardeschi, anche il fatto all'ultimo secondo quando si prende quel fallo di chiamare, urlare, vuole il pallone, è un Bernardeschi che secondo me è entrato bene in partita, quindi gli do 6 da subentrante, ok. C'è un'altra cosa che volevo dire riguardo alla partita in generale, e cioè che quando scendi in campo e non sei convinto e dici sono la Juve e loro sono il Benevento e quindi porto a casa il risultato, e quindi lascio a casa Cristiano Ronaldo, e quindi vinco per forza, lasci dei punti per strada. Un'altra critica che voglio fare a Pirlo per concludere, ma avevo già detto anche ieri nel video a caldo, ma è una cosa che penso, e vi ho già citato con il discorso dei difensori centrali del portiere, è arrivato il momento di capire qual è la formazione titolare. È arrivato il momento di dire, io gioco con il 4-3-3, 4-4-2, 3-4-2, 3-5-2, 3-4-3, difesa 4, difesa 3, 4-2-3-1, qual è il modulo? È questo. Quali sono i titolari? Szczęsny, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Danilo, Arthur Rabiot, Morata, Ronaldo e altri due a girare. Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi, Frabotta, cioè quelli che volete. Ma 9, 10, 8, 11 giocatori titolari, è ora di trovarli. Un modulo stabile, è ora di trovarlo. È ora di garantire continuità, è ora di avere garanzie, perché se continuiamo tutte le volte a dover fare il turnover, è il turnover, è il turnover, cosa turniamo? Cosa turniamo? Io capisco che ci siano tanti giocatori, capisco che ci sia tanta qualità, capisco che sia difficile panchinare dei giocatori, etichettarli con la definizione di panchinaro, ma questo non fa bene alla squadra, e i panchinari dovranno impegnarsi di più in allenamento o da subentranti per scalzare i titolari. In questo momento non abbiamo capito qual è il modulo, qual è la formazione, chi è titolare e chi è la riserva. Questa è l'unica cosa che mi sento di sottolineare, che mi sento di criticare a Pirlo. Per tutto il resto vale il piccolo sfogo che ho fatto all'inizio di questo video. Vado perché mi sono già allungato, tutte quelle cose positive che avevo detto all'inizio un po' mi sono passate.